Fine. Allora, intanto ciao, vi saluto e comincio subito. Contatto. Questo contatto che è una parola che ha tantissimi significati, sì, in generale, ma soprattutto diversi, quasi personali per ognuno. Perché è un concetto così intimo e ampio anche, che lo comprendiamo davvero solo attraverso la nostra esperienza. Che l'abbiamo vissuta o anche solo osservata, ma comunque durante il corso della nostra vita. Quindi è stato un po' difficile all'inizio, non sapevo come immettermi nel discorso, non sapevo che cosa condividere e ho fatto questa cosa un po' così. Sono andata sul dizionario e sono andata a vedermi le definizioni, per trovare un gioco di parole, non lo so, qualcosa. È stato divertente perché la primissima definizione di contatto su tutti i dizionari, dal latino contingere, vuol dire toccare. Toccare che cade perfettamente a fagiolo sulla mia esperienza primaria con il contatto, con il mondo esterno, le persone, ma anche me stessa soprattutto, che è quello con la musica. La musica è il suono che nasce attraverso il tocco, letteralmente, proprio anche il linguaggio tecnico. Nel mio strumento, che è il pianoforte, adesso mi siedo subito, è chiarissimo. Perché letteralmente il suono nasce dal mio contatto, dalla relazione, dal mio corpo e quello dello strumento, quindi il mio peso, il mio braccio, le mani, le dita, al tatto, al tasto proprio del pianoforte. Se io faccio questo, nasce un suono, e la cosa straordinaria è che questo suono entrerà in contatto con voi. C'è la consapevolezza del peso, della differenza di questo suono, che vi arriverà in modo diverso, a voi e anche a me, rispetto a come nasce e come muore. E così diventa un filo, diventa un portale e riesce a connettere me e voi, senza che ci conosciamo, senza che ci parliamo e senza che ci tocchiamo nemmeno. Questa magia straordinaria succede anche soltanto attraverso il suono, quindi una nota semplicissima o anche un rumore, una qualsiasi onda sonora che entra in contatto con voi, ma diventa fortissima quando cominciamo a parlare di musica, perché dentro la musica ci riconosciamo. La musica, che non è altro che una serie di relazioni tra suoni che creano l'armonia, l'armonia che occupa lo spazio e ci rende parte di qualcosa, no? Ci prepara ad entrare in questo spazio, in questo tempo, in questa situazione. Poi c'è la melodia che ci parla, no? E poi c'è il ritmo e il polso che non fa altro che sincronizzarci tutti insieme. Questa cosa è bellissima, la trovo straordinaria. Infatti, piccolo fun fact, quando siamo ad un concerto, ascoltiamo tutti la stessa cosa nello stesso posto, allo stesso momento, il nostro cuore batte all'unisono di tutti. Questa cosa, la prima volta che l'ho scoperta, stavo per piangere. E quindi nulla, nella musica, che tutta questa serie di informazioni, piccole ma anche macro informazioni in realtà, ci arrivano addosso come una freccia, unificate, come un uno. Noi non sentiamo tante cose, ne sentiamo una sola. E questo uno qui tocca la nostra coscienza e quindi le nostre corde, la stessa cosa che abbiamo tutti, nello stesso modo, ma è diverso per tutti perché lo passiamo, lo filtriamo attraverso il nostro vissuto. Questa cosa, altra cosa incredibile che spiega molto facilmente il motivo per il quale cose diverse ci commuovono, sentiamo cose diverse ascoltando la stessa cosa, però siamo tutti nello stesso stato. Siamo tutti nello stesso stato e per far sì che questa cosa succeda, per far sì che la nostra coscienza si muova e quindi che ci sia lo spazio per emozionarci, ci sono una serie di cose che dobbiamo tenere in considerazione, di cui adesso non vi starò a spiegare perché è lunga, è tutta una serie di intervalli, di rapporti matematici, anche di numeri attraverso le quinte, gli armonici, insomma cose
così, che accadono nel momento in cui chi suona riesce ad azzerare il proprio ego. Azzerare e ad annullare il proprio ego, che non vuol dire cancellare il contatto con noi stessi e quindi servire gli altri, ma vuol dire servire la musica per farla esistere in quanto quello che è, ovvero un portale. E nel momento in cui la musica diventa portale, le cose riescono a succedere. Quindi io mi emoziono, voi vi emozionate. Quando non lo facciamo, stiamo procedendo in un altro modo che non è sbagliato, ma non ci mette in contatto, ci presenta. Quindi utilizziamo la musica per presentare un'idea che noi abbiamo di noi stessi. Non è più un filo, non è più un tubo, è uno schermo. E nella musica classica questa cosa è molto difficile, perché bisogna tenere conto di tante cose, appunto, quelle di cui vi accennavo un attimo. Nel corso della mia vita, anche studiandola un pochino, la musica classica, mi sono resa conto che c'è un modo semplice per far accadere la stessa cosa, e questo modo è usare la voce. La voce, che è una cosa che è di tutti e ha due poteri principali, fortissimi, tipo un supereroe la voce, che ne fa poi nascere un altro che è incredibile. La voce è direzionale e ha il potere della parola, è l'unico strumento in natura, quindi non costruito, che ha il potere della parola, della lingua, di esplicitare il messaggio, di rendere esplicito quello che io voglio dire, e ti dà la possibilità di dirlo a qualcuno. Se io faccio questo adesso, faccio oh girl it's you that I'd like, tu sai che l'ho cantato a te, mentre non l'ho cantato a te. Se faccio oh girl it's you that I'd like, tu sai che l'ho cantato a te. Ok, ci rendiamo conto che questa cosa secondo me è potentissima. E da questo fatto qui nasce la possibilità che ha la voce di cantare la melodia. La melodia che è il nostro ricordo, la melodia che diventa il nostro ricordo. Esempio, in una canzone la melodia è quella cosa che ci ricordiamo, è quella cosa che impariamo, che sappiamo come fa. Se io vi faccio, non so, volare, voi mi fate oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Ma anche se vi faccio la la la, la la, la la la, o se facessi e che cosa è successo? È successo che noi siamo tutti nello stesso ricordo in questo momento. Noi siamo tutti nello stesso posto, nello stesso momento, con lo stesso ricordo, come se condividessimo tutti quanti un esatto momento di cui ci ricordiamo, come se adesso io vi chiedessi ma vi ricordate di quella volta in cui, e voi tutti diceste sì, certo, sì. E questa cosa succede nel momento in cui conosciamo una melodia, sempre, con tutti. È veramente il modo più inclusivo di sempre di condividere qualcosa, e questo è il motivo esatto per il quale noi abbiamo bisogno della musica. È il motivo per il quale noi la amiamo così tanto e per il quale la sentiamo così vicina rispetto forse magari ad altre cose. Perché non siamo soli, siamo tutti nello stesso ricordo. Quando noi siamo insieme e cantiamo, il nostro cuore batte all'unisono. E questa cosa la trovo incredibile, cioè la trovo veramente straordinaria.
E nulla, mi piaceva condividere con voi questo fatto qui, il fatto che con la musica non siamo soli.